Incerti, una nuova pellicola, questa volta si cimenta con la parrucchiera. Ci è piaciuto molto, soprattutto il taglio che hai dato a questa pellicola, un po' Almodovar, un po' Fellini, ma soprattutto hai fatto parlare i volti, tanti bei volti e tanti bei colori. Allora, intanto sono molto contento dei complimenti. Ovviamente Almodovar è un autore di riferimento quando si racconta l'universo femminile, e l'universo femminile anche, come dire, in profondità, ma con tutte le sue sfumature e tridimensionalità. Ho avuto la fortuna che poi è essenzialmente il lavoro del regista di circondarmi dei volti giusti, quindi ho messo insieme tanto attori ormai famosi per il cinema e la televisione come Cristina Donadio, Massimiliano Gallo, Pina Turco, con delle scoperte, Stefania Zambrano che è la trans nel film, o i bambini, che è una cosa che si può fare solo a Napoli, cioè la possibilità di mescolare insieme attori con non attori o presi dalla strada, è una cosa che parte da De Sica, insomma dal cinema neorealista, e devo dire ogni volta sono il primo ad essere sorpreso di come l'amalgama si metta insieme e funzioni, quindi sono molto contento dell'atmosfera che abbiamo vissuto girando e che sento, penso, si respiri pure nel film. Nelle sale dal 6 aprile, citare veramente i costumista e il trucco e parrucco, perché hanno messo in risalto questi volti di Napoli e i colori, soprattutto i colori. Mi è piaciuto molto veramente l'arcobaleno che hai saputo disegnare con gli attori. La costumista si chiama Annalisa Ciaramella, anche lei come me insegna all'Accademia Belle Arti, e lo scenografo è il mio storico Renato Lori, che lavora con me da 20 anni. Ci siamo proprio detti, bandito il bianco, proviamo tutte le gamme possibili e immaginabili, esaltate dalla fotografia di Cesare Accetta, anche lui professore in Accademia, perché volevamo, come dire, proprio che il film fosse un'esplosione di contentezza, di gioia, che questi colori in qualche modo rappresentassero anche lo spirito, no? Come dire, l'interiorità dei personaggi. E devo dire, insomma, il risultato mi sembra molto cromaticamente forte. Una pellicola da vedere, perché non si parla di Napoli ma anche dei personaggi di Napoli, quindi invito tutti a vederlo perché è veramente un ottimo film. Grazie Stefano. Grazie a voi.